Eccolo stivalo mai ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin e canale, un altro video insieme. In questo pomeriggio voglio portarvi a un'altra delle perle appunto che stanno girando in questo periodo e soprattutto che riguardano Massimiliano Allegri, perché era da un po' che non parlavamo del suo futuro. In queste ultime battute, in questi ultimi video, avevamo parlato appunto della situazione societaria e di alcuni risvolti, ma non del suo futuro. E quindi insomma in questo video voglio proprio andare ad analizzare alcuni contatti che ci sono stati tra lui e un presidente di un'altra società e soprattutto analizzare un dettaglio che è arrivato proprio nelle ultime ore, al di là del centrocampista che si sta cercando di chiudere già in questa sessione di gennaio, anche riguardante la possibilità che lo stesso Allegri, una volta magari perso contatto nella lotta scudetto con l'Inter e non si trovi più appunto a competere per lo scudetto, magari decida proprio lui di comunicare che non vorrà rinnovare appunto alle cifre proposte dalla società. Prima però di partire con il contenuto vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella delle notifiche per ricevere tutte le segnalazioni di ogni video ogni volta che esce e rimanere sempre aggiornati senza perdervi nessuno contenuto. E parto anche con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo col dire che fonte Sky Sport UK, Allegri sembrerebbe essersi messo in contatto con La Porta per eventualmente aprire una porta, il gioco di parole, col Barcellona, che sta valutando l'ipotesi di salutarsi anzitempo con Xavi, che comunque ha vinto la Liga lo scorso anno, quest'anno sta un po' stentando ed ecco perché sono iniziati i primi malumori e c'è questa possibilità appunto di cambiare aria. Ovviamente parliamo sempre del pourparlé. E chiaramente l'altra cosa importante da dire è che già a marzo la società si incontrerà con Massimiliano Allegri per pianificare i prossimi anni, perché come abbiamo detto la voglia è quella di proporgli un rinnovo al ribasso, quindi fino al 2027 3 milioni più uno di bonus eventuale per rientrare nella politica aziendale già decisa da Giunto Limana e la società con Scanavino, Ferrero, Elkan e Calvo. E ecco, se Allegri dovesse trovarsi in una situazione in cui magari esce dalla Coppa Italia, però questo non lo sapremo ancora fino ad aprile, e non sarà più nella corsa scudetto, magari dopo aver perso a San Siro e avendo fatto risultati scialbi che lo vedrebbero andare a meno 7 dall'Inter, ecco che potrebbe essere lo stesso lui, come Xavi e Klopp nei loro casi, annunciare l'addio anzitempo. Quindi questa era un po' la bomba che vi volevo lanciare in questo momento. Vi lascio alla clip, alla live che ho fatto con Fabrizio Poli e a dopo. Eccolo Stivalo Mai ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin e canale, un altro video insieme, un altro benvenuto a Fabrizio che si è venuto a trovare proprio dopo Juve-Empoli per vedere un attimo qual è la situazione, diciamo anche umorale dell'ambiente e poi l'avvicinamento a Inter-Juve che appunto da parte di Allegri è stata definita una partita non ancora fondamentale per lo scudetto e poi ci dirai tu i motivi. E quindi un salutone e un ringraziamento per essere con noi. Ciao a tutti, forza Juve. Sempre forza Juve. Ecco, sì. Ti chiedevo proprio Fabrizio questo discorso legato alla intervista fatta da Allegri, Tutto Sport l'ha riportata, con Max Allegri, diciamo, sicuro e convinto di poter dar battaglia all'Inter, a San Siro, ci saranno degli infortunati, quindi proveremo a recuperarli per la partita, però lui è sembrato comunque tranquillo, cioè non è una partita da scudetto, ha detto, perché ci sono tantissime partite, in effetti è vero, almeno altre 16, e poi l'Inter la dà per favorita numero uno, quindi fondamentalmente la Juve è lì, seconda a tu per tu, ma non deve viverla con ansia, con questa pressione di dover vincere lo scudetto, ecco. Come la vedi Fabri? No, allora, abbiamo anche McKennie infortunato, quindi c'è la possibilità, secondo me, di mettere Nicolussi Caviglia in cabina di regia e spostare Locatelli a fare la mezzala, e questo potrebbe essere una buona cosa, questo... fare la formazione di questo tipo. Ecco. Secondo me la Juventus ha delle ottime chance di vincere la partita. Non dobbiamo perderla, perché sennò vuol dire che l'Inter va ancora avanti di altri punti, no? Quindi dobbiamo cercare in tutto e per tutto di vincere la partita e continuare a dare spazio ai nostri giovani, insomma. Secondo me abbiamo delle buone chance. Io la metto quasi 60% vince la Juve, 40% l'Inter. Ah, buono, proviamo a essere ottimisti. Ottimisti. Anche perché comunque beh, l'Inter recupererà Çalhanoğlu e Barella che non hanno giocato contro la Fiorentina, quindi si aspettava che avessero appunto un momento di flessione, no? Perché giocare a Firenze è sempre dura, però
alla fine hanno giocato bene, hanno meritato di vincere, nonostante gli episodi comunque controversi, l'abbiamo detto tante volte, ma se guardiamo il campo, l'Inter comunque ha legittimato la vittoria, la Fiorentina ha tirato in porta, ha prodotto qualcosa, ma non abbastanza per impensierire l'Inter. Quindi alla fine l'Inter è lì con merito e noi, ripeto, dobbiamo andare a fare una partita arcigna, gagliarda, con grande convinzione, grande motivazione. Ecco, da questo punto di vista si pensa che Ildiz tornerà titolare dal primo minuto. E tu, Fabrizio, volevi dirci la tua sulla decisione di Allegri di non metterlo contro l'Empoli e di gestirlo in maniera psicologica. Perché bene. È un ragazzo giovane. Ha fatto bene, secondo me. Perché gli ha dato un po' di respiro, no? Gli ha dato un po' di panchine per fargli capire, guarda, che qua c'è comunque da lavorare, e lo tiene pronto per l'Inter. Anche perché poi Milik è squalificato. Chiesa non è ancora al 100%, quindi sicuro ci sarà Vlahovic insieme agli Ildiz là davanti. Se riusciamo a fare quel centrocampo con Rabiot e Locatelli e Nicolussi Caviglia al centro, no? E poi i due esterni, sperando che non metta Alessandro, perché sappiamo che lui fa sempre acqua. Prima che la difesa 3 sia il solito Gatti, Bremer e Danilo, no? Dietro, e poi gli esterni. Io prediligo Ilin Junior a Kostic. Anch'io, lo dicevo nella mattinata, sì, nel video. Io lo rischierei perché... Però sì. Abbiamo anche Cambiaso, abbiamo anche Weah, quindi... E poi abbiamo bisogno di qualche cambio comunque, no? Esatto, sì. Un cambio a partita in corso anche a centrocampo, insieme a Miretti. E poi sicuramente porterà qualche altro giovane. Però io... Molto probabile che finisca in parità questa partita con l'Inter. Un 1-1 ci sta, però se riusciamo a spingere e vincere... Lì si riapre tutto, perché se perdi vai a meno 7 potenzialmente, perché l'Inter deve recuperare la partita del 28 febbraio contro l'Atalanta, che non sarà facile, però hanno la possibilità di andare a più 7. Se la pareggi rimane a meno 4 virtualmente, e almeno insomma l'Inter potrà fare altri passi falsi, perché adesso ha l'Atletico Madrid in casa e in trasferta, e sarà una partita veramente sdrenante a livello psicologico e fisico, perché le squadre di Simeone ti mettono a dura prova, e ogni volta che partecipano a una competizione di Champions League nella fase a eliminazione diretta mettono a dura prova anche squadrone che poi vincono la Champions League, perdono sempre 0-1, 2-1, è sempre complicato batterli, e quindi io mi aspetto un Inter che poi alla lunga in questo mese qua perderà qualche punto in qua e in là. Quindi insomma, sì, sono convinto che anche è giusto essere positivi come sei tu, Fabrizio, perché la Juve non ha le coppe. Ce la giochiamo. Ildiz e Vlahovic là davanti sono bravi. Chiesa può subentrare dopo, magari provare anche il tridente negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, dipende dal punteggio. Poi comunque Allegri sta gestendo bene anche i cambi quest'anno, perché ha avuto questa, diciamo, fortuna di dover lanciare per forza i giovani, perché, come hai detto l'altro giorno, una volta la campagna è stata chiusa, si è visto il problema di Pogba e in aggiunta il problema di Fagioli. Sì. E tra l'altro... costretti a usare i giovani. Quindi per fortuna che è successo prima del previsto, perché ci siamo accorti di avere dei giocatori quasi pronti per fare titolari, non tutti loro, però molti di loro. E infatti Pogba si sta ancora aspettando a fare acquisti, perché non si sa se la squalifica sarà lunga. C'è anche questa ipotesi che i legali lo riescono ad aiutare a tal punto da arrivare a una squalifica di 6 mesi, a partire da quando l'hanno scoperto. Quindi agosto più 6 mesi, praticamente lui a marzo sarebbe in campo, e dicono che questo sia uno dei motivi per cui non si è spinto sul mercato. E poi Fagioli rientra praticamente per il finale del campionato a maggio, e quindi insomma mettersi in casa degli altri centrocampisti quando li hai già in casa era rischioso. Ecco, un'altra domanda, Fabrizio, sappiamo già come la pensi sui giovani e su eventuali acquisti per giugno, no? Ma il nome in cima alla lista di Giuntoli e Manna per l'estate è quello di Theoon Koopmeiners, quello dell'Atalanta, che è un classe 97, comunque farà 27 anni quest'anno. Ecco, come lo vedresti eventualmente in questa Juventus? Saresti d'accordo nel comprarlo? No, soldi buttati via. Noi i giovani ce li abbiamo già. Abbiamo i tre che sono a Frosinone, falli rientrare.
e dai più spazio Miretti, Fagioli, tutta questa gente qui, forse un terzino, che magari ce l'abbiamo già anche a casa anche quello, e poi il discorso portiere, e secondo me quella è la campagna visiva, però molto dipenderà da chi arriverà come allenatore. Attenzione a Klopp, che se adesso ha dato le dimissioni a Liverpool, perché è vero che si sta parlando che lui si prende un anno sabbatico, però può darsi che alla Juventus ci possa venire Klopp. Invece anche perché lui ha detto, se non sbaglio, che dopo gli anni in Bundesliga e in Premier voleva provare il campionato italiano, quindi ha sempre parlato bene del Milan. O Italia o Spagna, ma in Spagna dove va? Perché Barcellona sono più o meno a posto, Real Madrid, Simeone è ancora lì all'Atletico, quindi non ci sono voci che lui vada via. E allora a quel punto dove vai? Vieni in Italia, ci sono due posti per prevenire in Italia, come anche, ho detto anche di Guardiola. Il Milan... Sì, però sai, se ti arriva Klopp al Milan... Poi sono... è dura competere. Ecco, capito. Quindi... vabbè, che se noi abbiamo Conte, loro hanno Klopp, diventa una bella battaglia, no? Sì, si conoscono. Conte ha messo sempre a dura prova Klopp, anche in Premier. Yeah. E tra l'altro ricordiamoci che Conte l'ha già vinta, ha vinto la Premier, ha vinto in Italia. Dovunque è stato ha vinto, a parte al Tottenham, dove... era una granatiera, c'era Levi, che comunque era un presidente complicato con cui avere rapporto, no? E ecco, e infatti, ripeto, la Juventus in questo momento, per andare su un top allenatore come quelli, dovrebbe cambiare proprietà, molti dicono, perché un Guardiola ti costa 24 milioni, e Klopp 18 milioni, però ecco, ripeto, vedremo cosa succederà. Perché alcuni... che è più probabile che ti arriva Klopp che Guardiola. Sì, perché su Guardiola... questo... come ho detto sì, prima, sì. Molto, 80% se ne va in nazionale inglese. Esatto. Sì, sì, e poi... City, o rimane un altro anno al City, ma se si libera la panchina dell'Inghilterra, va lui. Va là, sì, sì, sì. E allora a quel punto Klopp è lì che cerca qualcosa, no? E con Klopp si può fare un discorso, guarda, te ne diamo 8 più 3 se vinci lo Scudetto, 2 se vinci la Coppa Italia, 5 se vinci la... cioè, capito? Una formula del genere... Lui è un uomo che comunque in questi anni ha guadagnato un pacco di soldi, quindi non è uno che, capito? È che attaccato sia... La sua mente tedesca, si dice, ok, ti diamo questo stipendio base e il resto saranno bonus a seconda di quello, i trofei che tu porti a casa o se arrivi nei primi quattro o cose del genere, no? Cioè fagli una scaletta di cose che lui può arrivare a 20 milioni se vince questo e quest'altro, capito? Vale competizioni, sì. Non so Klopp come sia il suo italiano... però i tedeschi di solito l'italiano lo imparano abbastanza in fretta, quindi potrebbe essere interessante, anche perché il tipo di gioco che fa lui con i giovani che abbiamo si potrebbe sì, sì. Lui è stato è uno bravo a lanciare giovani sconosciuti, perché a parte qualche campione che ha avuto anche a Liverpool, lui quando partì nel 2015, che fece anche la finale di Europa League, poi vinse la Champions League con i giocatori che ebbe, Salah, Mané, eccetera. Cioè lui ha lanciato anche tanti giovani che poi sono diventati campioni con lui, e quindi tutti li chiamavano campioni. Ma lui c'ha questo, quello, quell'altro, ma li ha coltivati lui da zero, partendo dalla cantera, il no? Il portiere brasiliano che lui ha lì è arrivato dalla Roma, dove faceva il vice a Szczesny, ecco, e poi è diventato esatto. Il migliore al mondo. Salah ha fatto la Fiorentina, ha fatto il Chelsea, però non aveva fatto tantissimo, è esploso con Klopp. Quindi è un allenatore che è capace di prendere, non dico i giocatori sconosciuti, però quelli che non si sono ancora espressi al meglio e riuscire a entrare nelle loro teste e farli esprimere al meglio. Quindi un Klopp come alternativa al nostro caro amico Antonio Conte, secondo me la Juventus sondare un attimino Klopp se è interessato e a quali condizioni verrebbe, secondo me è una conversazione sicuramente da fare. Un sondaggio si farà, sì sì, una telefonata, un contatto. E poi ovviamente oltre a questi nomi che abbiamo detto rimangono svincolati Tudor, Low Cost, Thiago Motta, poi c'è l'ipotesi Zidane di cui non si parla più, ma lui è fermo, svincolato, ha detto che verrebbe alla Juve anche a piedi, anche con uno stipendio basso, più bonus a salire, e poi lui non può andare in nazionale francese perché c'è Deschamps che fino al 2026 la occupa, e Zidane, lui ha sempre detto io comunque lo terrei piuttosto che andare su uno giovane, che l'unico giovane secondo me che è valido dove si rischia di meno è De Zerbi, ma De Zerbi non viene De Zerbi però non va a Liverpool adesso. Esatto, perché rimane in Premier. Se non va a City, va a Liverpool. City magari ci rimane ancora Guardiola,
E poi bisogna vedere Conte, se Conte poi dopo non magari va al Manchester United o al City o al Liverpool stesso. Conte potrebbe anche optare di non venire alla Juventus e andare in una di queste tre squadre inglesi, non lo sappiamo. Quindi si faranno, adesso che Klopp si è liberato, questo creerà un valzer di panchine molto interessante. Sì. E poi ricordiamoci c'è anche Mourinho libero. E c'è anche Mourinho libero, bravo, che ha parlato con le squadre inglesi, ha parlato con la Lorenzo De Laurentiis, e questo si è risaputo, no? Per il discorso Napoli, però ovviamente costa tanto un Mourinho. E poi ovviamente in tutta questa economia di situazioni di cui stiamo parlando c'è anche l'ipotesi che Allegri decida di restare, visto che comunque ha un altro anno di contratto, Giuntoli e la dirigenza gli proporrà il rinnovo al ribasso, come si diceva, sì. E quindi se Allegri dovesse decidere di rimanere, c'è anche l'ipotesi di cui si sta parlando che si andrà avanti con lui fino al 2027, con il progetto giovane, però ecco, via. Per quello che dico, andrà via, perché non avrà gli stimoli per andare avanti con una politica diversissima e magari andrà in un'altra panchina, in Arabia Saudita, lo stanno chiamando in Liga, in Premier. Lo dico ancora, la cosa che mi piacerebbe vedere è la Juventus vince lo Scudetto e l'Atalanta vince la Coppa Italia. Non sarebbe male, così noi facciamo un'impresa. Gasperini e la sua squadra meritano un trofeo, no? Da tanto che sono andati vicini. Ecco, capito, sarebbe bello vedere questa situazione qui, no? E poi Allegri si concederà dalla Juventus dopo aver vinto un altro trofeo e a quel punto, visto che la Juventus quest'anno fa più gol degli altri anni, si è riscattato e si è rivalutato anche sul mercato internazionale, lui andrà in Premier League o andrà in Arabia Saudita, sceglierà lui dove andare e avrà un'opportunità buona per andare in una di queste squadre. Perché adesso Liverpool è senza allenatore. Se Guardiola va all'allenare in Inghilterra, il City è senza allenatore. È molto probabile che Pochettino perderà il posto al Chelsea perché non sta facendo bene. Esatto, sì. E anche il Newcastle traballa la panchina anche lì. Owe sta traballando, lo United ovviamente Ten Hag non è più saldo. Lo United anche Ten Hag. Quindi si liberano tutte quelle panchine. Allora, sicuramente De Zerbi si infila su una di quelle panchine, sicuro. A meno che il progetto Brighton non diventa così interessante, che allora magari riescono a vincere la Europa League o un'altra coppa, e allora il Brighton può diventare una squadra del futuro e magari lui ha voglia di rimanere lì. Bravo. Potrebbe anche essere, ok? Però tutte queste altre panchine inglesi che si liberano, con Mourinho che è libero, Klopp non credo che si ricicli su un'altra panchina inglese. Dopo aver vinto con Liverpool. Penso con tutto, anch'io non penso. Anche Guardiola non si ricicla, a meno che non va alla nazionale inglese. Quindi Klopp sicuramente va via dall'Inghilterra, Mourinho potrebbe rientrare e Conte potrebbe rientrare, chissà, vediamo Zidane, un attimo cosa succede. Zidane non lo so, bisogna vedere su inglese com'è e se ha voglia di mettersi in Premier League. Quindi, esatto, perché ha rifiutato tante panchine, PSG, lo United, il Tottenham, ha rifiutato la panchina del Brasile, mi ricordo gli avevano proposto altre panchine nazionali, quindi vedremo, è una bella situazione perché è tutto incerto, quindi tutto può succedere e ne parleremo ovviamente, Fabri, nelle prossime live. Ti ringraziamo per la tua presenza, un salutone, forza Juve, a prestissimo. A tutti, forza Juve, vai, ciao. Ciao.